eccoci qua, rientrati in studio, studio 1 di Radio.it, a terza pagina 19.13 in questo momento. Bene, do il benvenuto al gruppo Tiresia. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti qui. Allora, i vostri nomi, così entro subito nel clou. Allora, io sono Fabrizio, il chitarrista. Io sono Fabrizio, il cantante. Allora, Fabrizio e, ho sentito prima... Cristo. Sì. Perfetto, allora dal 7 luglio in dotazione telefonica disponibile sulle piattaforme digitali Sapor di Bambina, il singolo d'esordio dei Tiresia, beh, un rock band alla grande veramente. Sì, assolutamente, Sapor di Bambina è il nostro desiderio di libertà proprio, un inno al carpe diem. A proposito di libertà, mi interessa capire perché Tiresia, perché voi avete pescato in pieno dalla mitologia greca, e quindi mi interessa un po' capire perché Tiresia. Vabbè, Tiresia perché appunto praticamente noi siamo un po' un occhio verso la musica del futuro, però praticamente un occhio che sprizza praticamente alle sonorità del rock del passato, praticamente. Quindi come l'indovino dell'antica Grecia, direi, si aveva questo dono, insomma, della chiaroveggenza, no? È stato donato a lui il potere di vedere il futuro, così noi vorremmo, ecco, tuffarci in una finestra aperta sul futuro, però riprendendo quelle che sono, certo, le tradizioni, insomma, quel rock passato che piace a noi. La condanna di Tiresia era proprio quella di saper stare benissimo tra il futuro e il passato e avere invece grandi difficoltà nel gestire il presente. Mi auguro che la stessa cosa non accada ovviamente al vostro gruppo, ma anzi possa essere anche interprete di ciò che accade. A proposito di questo, come sta la musica italiana in questo momento? La musica italiana si trova praticamente in uno scenario chiaramente un po' lontano, ecco, da quello che noi vogliamo affrontare con Sapor di Bambina e con il progetto Tiresia. Ma questo non ci spaventa, anzi, siamo orgogliosi di poter suonare certe note e suoniamo con cattiveria, insomma, il nostro rock a testa alta, con energia. E poi credo anche che comunque ci sia un substrato, diciamo, di pubblico che ancora desidera il rock, che ancora ama ancora il rock and roll, diciamo. Ecco, vogliamo dissetare gli assetati di rock. E questo penso che sia un messaggio interessante, perché molto spesso si generalizza, no? La musica di oggi purtroppo subisce quella che è un effetto globalizzante, come accade in tutto il mondo della musica, e quindi c'è il rischio che poi alla fine diventi tutto una sorta di omogenizzato, no? In colore, in odore e in sapore. Quindi tornare ad antiche correnti che sono state per la maggior parte del tempo diciamo capostipiti di un percorso, penso che sia importante. Michele, che ne pensi di questo gruppo così, permettetemi il termine, aggressivo, no? No, complimento! No, ci vuole una mano giovane, e soprattutto leggendo il comunicato stampa è interessante anche il titolo del singolo, che è Sapor di Bambina, quindi io farei quasi un'analisi del testo, ma vorrei lasciarlo scoprire poi agli ascoltatori. Però ecco, questo titolo sicuramente fa immaginare un aspetto anche un po' mefistofelico, no? Oltre che classica, anche mefistofelico, perché se Sapor di Bambina, insomma, noi vogliamo se c'è un aspetto mefistofelico, forse è la nostra voglia di dire al pubblico di lasciarsi finalmente andare alle passioni, di lasciare alle spalle tutto quello che abbiamo passato. Sappiamo tutti di che stiamo parlando, di questo, certo, periodo difficile, quindi adesso di poterci finalmente liberare, goderci questi profumi, questi sapori estivi e questa energia estiva che ci pervade. Bene, io vorrei ricordare innanzitutto il gruppo, perché siete in due adesso a parlare di questo singolo, ma in realtà la rock band è composta, oltre che da Fabrizio Borghese e da Cristo, che è il nome d'arte di Cristiano Luciani Monge alle chitarre, c'è anche Antonio De Luca, batterista. Sì, esattamente, esattamente. Quindi ecco, la formazione attualmente si compone di noi, è bello comunque condividere la musica con persone musicalmente
creative, ecco. E parlo personalmente dalla mia esperienza, chiaramente con il gruppo, certo. Mi trovo a convivere con persone creative avete, e con voglia di fare. Avete creato questo gruppo e siete in qualche modo in una fase di esordio vero e proprio. Però ecco, sì. Se dovessimo invece raccontare il vostro passato, quando eravate diciamo scomposti, ancora non interagivate fra di voi, cosa avete fatto in passato? Ci interessa sapere le vostre origini, le vostre radici. Sì, allora, diciamo, io ho pubblicato un disco 3-4 anni fa da solista che si chiama Do di Matto, e però diciamo che la mia indole era più propensa verso praticamente un gruppo, per costituire un gruppo. Fortunatamente ho conosciuto Cristiano, ho conosciuto Antonio, e quindi si è realizzato, diciamo, solidamente questo progetto. Bene, per quanto riguarda... Ecco, prego. Io sono giovane, sono molto giovane, ho 22 anni, e la mia vita, diciamo, si barcamena, per meglio dire, la mia vita è impegnata tra la musica, il progetto con i Tiresi, all'università sono laureando in archeologia e sono maestro di scherma. Quindi, ecco, nel mio passato c'è un'esperienza di musica dal vivo, molto presente, però ecco, in ambito discografico è un esordio, ecco, è il mio esordio con i Tiresi. Bene, che progetti avete in cantiere per promuovere questo singolo? Avete dei live? Farete dei live? Insomma, ecco, quelle che possono essere le traiettorie per seguirvi. Allora, per seguirci sicuramente in tutto il nostro percorso e in quello che sarà poi il palinsesto che stiamo costruendo, io voglio ricordare di seguirci su Facebook, ci trovate sotto il nome di Tiresia, chiaramente, su Instagram @tiresia.official, e chiaramente ci trovate su tutti i digital store, quindi vari Spotify, Apple Music, Deezer, e noi ogni giorno, ecco, pubblichiamo molto materiale, quindi ciò che andremo a fare. Sicuramente anche grazie all'aiuto della nostra casa discografica Advice Music, adesso intraprenderemo, ecco, questo percorso per fare in modo, insomma, che questa nuova ondata, questo nuovo rock, questo rock fresco, giovane, questo grido di libertà, ci stiamo provando con Sapore di Bambina, ecco, possa raggiungere le orecchie di tutti. Bene, Michele, prego. Sì, no, io torno sempre sul nuovo singolo che è in uscita, e allora mi domando, in un trio, in un gruppo così maschile, nasce una canzone con una protagonista altamente femminile, quindi cosa ci potete raccontare di questo personaggio musicale? Ma allora, la ragazza a cui facciamo riferimento è un po' la personificazione del desiderio, insomma, del desiderio umano. Quindi vediamo, come, insomma, nel testo della canzone, una ragazza che sfodera gli artigli comunque di una femminilità stuzzicante, di una femminilità provocante, e quindi è, diciamo, come se fosse l'avventura del nostro protagonista che cerca di inseguire questo desiderio, che chiaramente si colloca comunque in un background di prigionia, no? Se vogliamo, mi riferisco, insomma, al periodo di quarantena che abbiamo passato, il periodo chiaramente del Covid, quindi adesso ognuno di noi si trova con tante cose dentro, con tante voglie, con certe passioni comunque che ha dovuto reprimere, con certi desideri che adesso può finalmente, ecco, possiamo tutti noi finalmente inseguire ciò che vogliamo, e Sapore di Bambina rappresenta proprio tutto questo. Quindi Sapore di Libertà, possiamo dirlo? Sapore di Libertà, assolutamente, perché no?
Bene, allora ricordiamo il gruppo Tiresia, Sapore di Bambina, il singolo d'esordio con cui i Tiresia hanno deciso di uscire allo scoperto. Da martedì 7 luglio è già in rotazione radiofonica ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ricordiamo che questa rock band è composta da un trio, la voce di Fabrizio Borghese, poi Christoph, che è il nome d'arte di Cristiano Luciano Monge, che è alle chitarre, e poi Antonio De Luca, che non è collegato con noi, ma è il batterista che firma insieme a voi l'interpretazione di questo singolo. Ancora una volta il rock, ma se dovessimo in qualche modo fare una vostra classifica emotiva, artistica, di coloro che vi ispirano, comunque dei modelli che seguite, avete dei nomi da farci? Vabbè, sicuramente c'è il rock anni 70, no? Dei Led Zeppelin, dei Pink Floyd, diciamo c'è anche il grunge, dei Soundgarden, dei Pearl Jam, dei Nirvana, diciamo questi sono un po' i gruppi che ci hanno, diciamo, ispirato. Bene, per quanto riguarda il tuo collega? Io sono un forte appassionato degli anni 80. La scena, insomma, air metal, i capelli lunghi, i capelli cotonati, la scena glam, insomma, anche la passione per lo stage, per la musica dal vivo e per l'energia che gli anni 80 ci trasmettono. In particolar modo porto nel cuore i Guns N' Roses, oppure i Def Leppard, Bon Jovi, e anche, insomma, tutti i chitarristi, chiaramente, Malmsteen e... la scena chitarristica proprio aggressiva anni 80. Bene, allora ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori e chi ci segue sui social che possono digitare Sapor di Bambina dei Tiresia e trovarlo naturalmente su tutte le piattaforme predisposte ad ascoltare la buona musica italiana. Allora un grazie a entrambi per essere stati con noi collegati e naturalmente seguiremo il vostro percorso da vicino e vi avremo nuovamente la possibilità di ospitarvi qui a Terza Pagina a nonairadio.it. Ok, grazie a voi, grazie, un caloroso saluto dai Tiresia. Grazie a voi di essere stati qui con noi a Terza Pagina nella radio.it. Ciao Tiresia. Ciao.